Lorenzo prova ad uscire con il tocco verticale. Serafini prova! 1-0 Brescia, ma dov'era Buffon? Era fuori nettamente, è stato bravo sto ragazzo, guarda, lo rivediamo, che guarda dove è messo Buffon e lui da 30 fischia metri fa il pallonetto e Buffon non può farci niente, però lì ha sbagliato la difesa perché sia Zebinà che Chiellini praticamente non hanno chiuso. Serafini ha pescato del nero, eccolo qua sul filo del fuorigioco, ma posizione regolare perché Zebinà lo teneva in gioco, guardate, non ci pensa due volte, il destro, Buffon era dalle parti del dischetto del rigore. Brescia in vantaggio, i fantasmi di Mantova dopo 4 minuti. Comunque è stato bravissimo questo ragazzo, perché Buffon si dice questa cosa qui intanto. Palla su Hamsik, numero di Hamsik su Cristiano Zanetti, grosso in mezzo, Serafini! Ecco. 2-1 Brescia, gol bellissimo. E questo da un errore difensivo è venuto fuori, calcio d'angolo, hanno preso il gol del 2-1. E qui Buffon c'entra poco, ma Serafini riempie di una nuova gemma una partita fin qui perfetta per lui. Mezza rovesciata, eccolo, rivediamo. Eccolo qua, gran lavoro di Hamsik, Serafini in mezzo, perfetta scelta di tempo, tocco vincente, proprio in un momento nel quale la Juve stava prendendo il controllo della situazione, stava facendo gioco, controllando il possesso del pallone, ma ancora una volta, se vogliamo, tutto è nato dalle incertezze difensive, da quella incomprensione colossale fra Bumsong e Chiellini, dalla quale poi è nato il calcio d'angolo. Da come è partita la squadra, io l'ho visto subito che non erano ancora, è un 87 questo Hamsik. Nell'estate del 2004, attenzione intanto, ancora Serafini! Questa è una partita perfetta, questa è una giornata indimenticabile per Matteo Serafini. Ma anche qui si è fermato Zebinà, questo ha fatto un gol, c'è uno più bello dell'altro, non c'è niente da dire, però qui non ti devi fermare. Adesso lo vedi Pierluigi. Buffon sorride, è la reazione del grande giocatore, avete visto Cosmi, ma è bello. L'alternanza di stato d'animo che viene mostrata dalle nostre telecamere fra Cosmi e Buffon. Qui fa una gran cosa su Zebinà, va via, c'era anche il gioco pericoloso, il vantaggio, un gol straordinario, tre gol, uno più bello dell'altro. Niente da dire, niente da dire a questo ragazzo, veramente complimenti. Fatto stesso che Buffon poi non... Guarda qua, la colpisce con l'esterno del piede, quel tanto prende il palo e va dentro. Niente da fare. Il 10 marzo del 2007 non sarà mai un giorno come tutti gli altri per Serafini, forse anche per il Brescia, che chiude il primo tempo 3-1.